Parlando di novità, sono partiti nuovamente gli sconti per questo gioco e ho aggiunto alla mia collezione lo Shoe Warrior Bundle, che aggiunge il Dao della Tigre Rampante, ma cosa più interessante, il Gi del Dragone, che ne ho sentito bene parlare, devo essere sincero, e utilizza spade due mani, sega manuale, falce, ascia e il Kosek. Non richiede grandi componenti, a parte funghi luminescenti che ne abbiamo giusto giusto uno, mentre il Dao della Tigre, questa è la spada che più colpisci, più volte fa danno, cioè più aumenta il danno. Ma la folata di vento si paga con un tempo di ricarica molto lungo, insomma, molto forte, tanta ricarica. Si vedeva un pezzo di realtà. In realtà non è male, insomma, però io ho interesse per quest'arma e non abbiamo modo di poterla fare. Perché non possiamo? Perché purtroppo la falce del cowboy già l'abbiamo modificata. Non importa, non importa. La folata di vento non mi fa vedere il danno. Vabbè, non richiede grandi cose, facciamolo. 1500, quei 60 punti in più. Cadenza di tiro 27, cadenza di tiro 30. Vabbè, capiamoci, non è che cambia di chissà quanto. Ok, questa è rustica e questa è è la classica skin dorata di qualcosa. Minchia. Beh, dai, non è così tanto il tempo di ricarica. Allora, questa missione qua è interessante in realtà, sai? Vorrei fare questa, però ci manca poco per salire di livello. E una delle missioni che mi interessava era il brivido della ricerca. Mi sa che sono tutte e tre pistole, tranne una che è l'oggetto che ci ha richiesto il simpatico là in fondo. D'accordo, visto che non c'è così tanta differenza di ricarica, prenderei la folata di vento. Dobbiamo metterci un pochino di soldi da parte per poter comprare un'altra arma. Ok, ci siamo arrivati con la solita fatica. Dunque, seghetto. Ecco, voglio fare un attimo una prova, scusami, eh. Se io adesso gli mettessi un po' di modifiche, mi perde 400, che in teoria, sono le modifiche. Ah, è un po' una fregatura, eh. Dicono che quest'arma sia ottima. D'altronde ha guadagnato un sacco di durevolezza. G del Dragone, 1800. Ci abbiamo perso un po', eh. Come possiamo modificarla? Col veleno del fulmine, quindi niente di eccezionale. Intanto voglio vedere l'arma. Bello. Vale. No. Oh, vale. Vale come? E quando la lanci si illumina. Che figa. Appena troviamo un'altra spada, facciamo anche il Dao della Tigre. Aspetta che ti aiuto. Ecco fatto. Lo strappacarne è veramente troppo buono come arma. Ecco fatto, tutto a posto? Chiederò al Dio del Sole di darti la sua benedizione. Grazie, va benissimo così. Perfetto. Ed ecco qua. Kyle, hai dimostrato di credere fermamente nella giustizia delle Lo so, lo guerre. so, lo so. Presto sarai uno di noi. Grazie. Insomma, non è ancora finita. Va bene così. Non basta mai la gentilezza, vero? Va bene, preso! Risolvere la questione rapidamente è molto, molto importante. Certo, come no? Bastardo. E tu non è che sei tanto più simpatico, eh? Eccoli. Quello che non fa la sega dello strappacarne, lo fa il veleno. Eccoci qua, finalmente. Preso. Ma statevene buoni voi. Noi siamo venuti non per queste scartine, ma per Belzebuffo. Sì, lo so, è un nome stupido, va bene? Eppure lo stronzo lì di buffo ha solo il nome. Bastardo. Quanto sei resistente? Fatto. Risolto tutto. Area sgomberata. Fatto. Grazie.
Onestamente, questa è stata una preda facile, visto che non era così tanto intelligente da poter superare il muretto. Comunque, la ricompensa per aver ucciso quel bel simpaticone è lo scoppio d'arrosto. Bella modifica, peccato che funzioni su martello, piccone e ascia. Dunque, questa anomalia, dove si trova? Neanche troppo lontano da dove sono io. Gigantone, gigantone, gigantone. Ah, cacchio, cacchio, cacchio. Schivato. Ah, un Bahamut. Fantastico. Come se già non mancassero quelli grossi, eh. Vabbè, se dobbiamo farlo, lo facciamo. Dove sei, bestione? Wow. Ma quello non è un Bahamut. Quello è il gigante corazzato. Vediamo se... Nah. Stavo pensando di lanciargli un colpo esplosivo, però potrei attirare troppa gente. Se deve essere, lo facciamo. Ehi, bestione! Ecco qua. Stupidi coglioni. Ma levati. Ok, bello. È il momento di toglierti quell'armatura. Puoi essere resistente quanto vuoi, ma sei chiuso comunque in gabbia. Sai cosa? Mi sa che faccio prima lanciargliela un'arma, sai? Porca troia! Lanciargli le armi è sempre funzionato meglio che combatterlo. Stai buono! Tu lì devi rimanere! Io non so come faccio ad ucciderli con un colpo questi, eh. Davvero, non so come faccio. Rombotonante, eh. Ma levati. Coltello, ricompensa. Beh, che dire. Due giganti in un giorno solo. Rombotonante, eccolo qua. Fammi indovinare. Ah, strano. Pensavo fosse solo elettrico. Oggi è stata una bella giornata di caccia. Eccoci qua. Ah, c'è del fumo e un altro gigantone. Che novità. Però non reagisce. Perlustra il campo avvolto dalla nebbia. Non mi fa nulla, eh. Ho un brutto presentimento io, eh. Appena finisce la nebbia, quello mi attacca. E se ve lo state chiedendo, stavo uccidendo gente per prendere un po' di mimetizzazione. Un po' di granate, che fanno sempre comodo. C'è qualcosa di buono qua dentro? Ecco cosa devono essersi portati via. Che diavolo è successo qui? Non lo so. Ehi, ci sei? La faccia dello strano fenomeno. Che vuoi dire, fratello? Voglio dire che nel terreno c'era un demolitore con un sedere enorme. E non mi ha nemmeno... Aspetta, ecco qua. Ho notato. C'era anche una specie di nebbia, come quella della cerimonia. Oh, beh, uno sviluppo interessante. Fratello, non posso davvero parlartene ora, ma vediamoci alla fattoria di Jazeer. Presto. Credo che tu sia pronto. D'accordo, capo. Di cosa dobbiamo parlare? È bello rivederti, fratello. Purtroppo, però, stavolta porto brutte notizie. Che novità! Ormai mi ci sono abituato. Che succede? Esatto. Qui? Kyle, tu lo sapevi, vero? Della storia che la gente non viene infettata, che sono tutte fandonie, tutto fumo. Si tratta proprio del fumo, letteralmente. Chi l'avrebbe mai detto? Ha scoperto un modo per combattere il virus con un... chiamiamolo elisir. Hai visto con i tuoi occhi come funziona. Quindi avete davvero una cura? Chiameresti cura una garza su una ferita aperta? No. Esatto. Quello che abbiamo adesso è un palliativo. È solo una soluzione temporanea. Esatto. Stiamo lavorando su un certo progetto per una cura. Una più stabile. Ma ci serve del tempo. Lui c'ha un taglio sulla mano, comunque ho appena notato, eh. Fammi indovinare, siete accorto di Elisir? Purtroppo sì. Ecco perché ti ho chiesto di venire. Ho un affare da proporti. Trovare chi l'ha rubato? Se ne troverai ancora, potrai portarne via una buona parte. La madre ti insegnerà come usarlo. Potrai tornare ad Arran con la tua ricompensa o magari deciderai di restare con noi.
Sembra che tu abbia un'idea su dove trovare quella roba. Esatto. E i fratelli sono andati a cercarla. E di recente abbiamo perso i contatti con tre di loro. Dovevano esaminare una certa caverna. Vai, viva le caverne, piene di notturni. Non può essere una coincidenza. Deve trattarsi di una dispersione. Forse qualcuno ha trovato l'elisir e se l'è portato via. Bene, andrò a controllare la caverna. Tutto chiaro. Arrivederci, fratello. Spero che tornerai con delle buone notizie. Speriamo di non crepare, allora. Raggiungi la caverna, che si trova qua, in cima a tutto. Vabbè. Lena. Lena, perché non prende? Questa cosa funziona. Ora so che sta succedendo. Hanno qualcosa che è 100 volte meglio dell'antizen. La buona notizia è che lo condivideranno con me. Quella cattiva è che devo trovarla. Ovviamente. So che il tempo stringe, ma non posso ancora andare via. È la soluzione migliore per tutti noi. Capisco, Kyle, ma ti prego, ti supplico, sbrigati. Abbiamo finito l'antizen. Un motivo in più per trovare la loro cura. Tieni le esatto. Fatemi lavorare che poi arrivo. Comunque abbiamo preso punti per la guida. Come li possiamo spendere? Permette di creare parti di livello 3. Eccoci alla grotta. Ma guarda un po', del fumo. Non mi sembrate molto calmi voi, nonostante il fumello. E quanto sei resistente. Nessuno ha resistito mai così tanti colpi a un lancio della mia arma, sono stati soldati, quindi. Che avevano anche dell'antizin. Attenzione. Mica tutte cazzate qua, E per la prima volta abbiamo 98 pezzi di ferro. Ma che davvero? Non ne ho mai avuti così pochi. Ma guarda quanto antizin che c'è qui, Sono soldati questi, Mica micio micio bao bao, Anche Jazir ci aveva consegnato la chiave dell'ex soldato. Non siete solo voi soldati qui. Stai buono. Ma questo è uno dei... esatto. Fuori. Dei senza volto. E arriva un altro convoglio, un altro aereo. Ok, è entrato anche il secondo, nessuna sorpresa. Che novità, Fammi prendere le munizioni, ok, perfetto, siamo pieni. Giusto perché è pieno di munizioni e non si sa mai cosa troveremo, mettiamo il fucile. La merce è intatta, certo. Altro soldato. Gli uomini di Raiz. È uomo di Raiz questo. Soldati, uomini di Raiz, senza volto. Apri. La merce è intatta, sì. Abbiamo capito. È vuoto, perfetto. La merce è intatta. Bene, ma dov'è? Ehi, ci sei? Ho raggiunto la caverna. E ho trovato due dei tuoi fratelli morti. Ho anche ricevuto una richiesta di aiuto. Parlavano di una certa merce che non c'è. Quindi è stata rubata. Ok, continua a investigare. Proveremo a raccogliere informazioni sul terzo fratello. Occhio alle uniformi arancioni, oppure a un simbolo. Tre strisce orizzontali. Scusa? I banditi che sono qui sono gli uomini di Raiz. Sono peggio degli zombie. Perché è successo a... Per gran parte è colpa loro. Capisco. Grazie, Kyle. Sono certo che questa informazione sarà utile. Perché invece a me sembra che non sei così sorpreso? Continua ad aiutare i figli del sole, ovviamente. D'accordo, d'accordo. Torniamo indietro e continuiamo ad aiutare sta gente.